Quando Ben gli fu consegnato il libretto di Nabucco, a ciò che ne scrivesse la musica, Verdi non volle neppure guardarlo. Troppo grande era ancora il dolore per la perdita della diletta moglie Margherita e dei due figlioletti. Avvenne però il caso che una sera, riordinando alcune carte, il libretto cadesse a terra aprendosi sulla pagina di Va pensiero. Il grande compositore lesse dunque il testo e ne fu così commosso che non poté dormire e dovette musicarlo. L'opera andò in scena il 9 marzo dell'anno 1842, con esito trionfale. Il resto è storia.